ed amici di Pescanet, benvenuti a questo nuovo video istruttivo di pesca al cefalo con la Bolognese. Ritorniamo online dopo un mese di assenza dovuta purtroppo alla rottura della nostra precedente telecamera. Adesso ne abbiamo una più professionale e potremo concentrarci nel realizzare nuovi video che avranno un'impronta decisamente migliore. La location che abbiamo scelto questa mattina è il porto di Trani. Veramente bella, accogliente, con un mare molto interessante. Le condizioni sono quelle ideali per la pesca al cefalo, anche se c'è stata una leggera foschia nelle prime ore del mattino e la temperatura è abbastanza fredda. Vi spiegherò in questo video come realizzare una lenza per la pesca al cefalo in condizioni invernali, quindi tempo freddo, mare con acqua ghiacciata e abboccate molto rarefatte. Poi vedremo anche la pasturazione e soprattutto gli inneschi. La pesca al cefalo nel periodo invernale è molto bella. Gli esemplari più grossi e quelli di media taglia sono in agguato e possono abboccare le nostre esche. Per praticarla ci sono due metodi principali. Il primo è quello della canna fissa, che ho già spiegato in un video istruttivo che ha riscosso veramente un successo inaspettato. La seconda tipologia di attrezzature è quella della canna bolognese. La canna bolognese che utilizzerò questa mattina è una Trabucco Energia, un modello di altissimo pregio, e lo si può acquistare certamente dai nostri negozianti convenzionati con Pescanet. Il mulinello ideale per queste battute di pesca è un modello taglia 2005 con una bobina larga che può permettere al monofilo di fuoriuscire in un modo agevole e senza difficoltà. Nel mulinello imbobineremo poi uno 0,14, uno 0,16, mentre i terminali seguiranno la regola dello 0,10 o 0,12. Canne così leggere ovviamente hanno bisogno di galleggianti sensibili. Ve ne mostro alcuni in questo momento. Questi sono dei galleggianti da pesca al colpo che possono essere applicati alla pesca al cefalo senza alcuna difficoltà. Galleggianti dovranno variare tra il grammo e i 2 grammi di peso. Consiglio il grammo e mezzo in situazioni di mare assolutamente calmo, senza corrente. Invece, qualora dovessero esserci correnti laterali o superficiali, possiamo sicuramente salire nella grammatura. Le montature che seguiranno poi la pesca al cefalo potranno essere di due tipi. La prima è quella della torpille secca, che ho spiegato anche nei nostri articoli all'interno di Pescanet. Questa mattina invece il mare, come lo si nota alle mie spalle, è assolutamente calmo, non ci sono onde, vi è solamente una leggera brezza, quindi è meglio andare di spallinata per essere sicuri che il pesce possa abboccare al nostro batuffolo di pane. La pastura è sicuramente fondamentale per la pesca al cefalo. Su internet ne ho lette di tutti i tipi: pasture con la sarda, col pane, si parla anche di brasem oppure aminoacidi e tante varietà che spesso rendono difficile l'approccio verso la pasturazione. Io utilizzo dei componenti semplici, cerco di evitare di strafare. Ora ho messo qui nel secchio quasi 1 chilo di pane grattugiato con una grana molto fine mischiato a del formaggio. Poi utilizzo anche una specie di additivo. Questa è una pasturazione da superficie molto morbida, fine e sempre di colore bianco, ricca di formaggio. Dopo aver posto la base nel secchio, diamo anche una spruzzata di questa pastura. Inizio poi a mescolare il tutto per renderlo omogeneo e aggiungo acqua a piccole dosi.
Non bisogna aver paura di sporcarsi le mani, perché il risultato della pastura dipende anche dal modo in cui andremo a mescolare i diversi componenti. È bene muoverla dal fondo del secchio e portarla poi verso l'alto, per essere sicuri che l'acqua si distribuisca in un modo uniforme. Questa è una prima pallozza di pastura, bella compatta, che potrà essere lanciata nella nostra zona di operatività per far avvicinare i primi pesci alla zona. La pastorazione è conclusa, abbiamo terminato l'illustrazione di alcuni rudimenti per realizzarlo. Adesso vi spiegherò come comporre il terminale. Questi sono due monofili ideali per le condizioni invernali, sono i GTM Astros e Spectrum. Il primo è un fluorocarbon, quindi più rigido, però sicuramente più dicroico, nel senso che si mimetizza maggiormente con l'acqua. Il secondo è l'Astros invece, un monofilo standard di colore grigio con una tenuta ovviamente maggiore rispetto al fluorocarbon. Una spallinata che parte dal terminale, dal microaggancio ad una distanza regolare di 20 cm e poi questa terminerà diminuendo di ampiezza, quindi da 20 cm passerà in spazi sempre più ridotti, 15, 10, 5 cm per poi terminare in un bulk finale. Il primo bracciolo di 50 cm, il secondo invece è un bracciolo di 40 cm. Microaggancio della stonfo per un attacco rapido, senza l'intervento della girella. Ed infine, qui per legarli al microaggancio abbiamo effettuato un cappio,